Ultimi minuti fatali per il Pineto, che si fa superare al 95esimo dal Forlì e scivola fuori dalla zona playoff, seppur con una partita da recuperare. Gara non spettacolare sotto il profilo delle occasioni, quella a cui danno vita le due formazioni. Moduli speculari per Amaulo e Protti, che scelgono entrambi il 4-3-3. Nel Pineto Esposito è riconfermato a centrocampo in luogo dell'infortunato Marianeschi, mentre Di Rocco sostituisce lo squalificato Ciarcelluti in avanti. Protti si affida all'esperienza di Cascione, mentre D'Angeli e Ambrosini supportano in avanti Graziani. Gli ospiti approcciano meglio la gara e nei primi 20 minuti schiacciano il Pineto nella propria metà campo. Al quarto Croci se ne va in accelerazione, della Quercia si salva in corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, Ferrario di testa mette in apprensione la difesa biancazzurra. Al 19esimo ancora Romagnoli pericolosi, scambio Graziani Ambrosini Cenci con l'esterno che va al diagonale, costringendo Sciba alla respinta in tuffo. Ma proprio nel momento migliore del Forlì, alla prima vera occasione utile, un cinico Pineto passa. Al 25esimo Esposito se ne va sulla destra e mette in mezzo per Tomassini, la sponda per la corrente di Rocco che incrocia sotto il 7. Dopo il gol il Pineto sale di intensità ma non riesce a farsi pericoloso. L'ultimo sussulto del primo tempo, il colpo di testa di Graziani fuori bersaglio. In avvio di ripresa il Pineto si fa subito pericoloso, sfiorando il doppio vantaggio al 17esimo con Camplone, che costringe al miracolo Aglietti esaltandone i riflessi. La risposta degli ospiti due minuti più tardi con la girata di Ambrosini oltre la traversa. La gara è agonisticamente combattuta a centrocampo, ma le occasioni da gol scarseggiano da entrambe le parti. Ci si affida dunque ai calci piazzati, come quello perfetto che al 32esimo consente al Forlì di pareggiare. Ambrosini insacca all'angolino, lasciando Sciba immobile. I biancazzurri tentano una reazione senza riuscire però a trovare la zampata vincente. Al 42esimo ci prova Cruz a creare apprensione in area, ma il tiro cross è preda di un attento Aglietti. Quando il pari sembra concretizzarsi però in pieno recupero, la beffa per il Pineto. Della Quercia contrasta come può Cortesi in area e il direttore di gara Pascariello decreta il calcio di rigore, che Cascione non sbaglia, regalando in extremis la gioia della vittoria al Forlì. Una gioia che manca al Pineto dalla gara esterna contro la San Maurese. Soli due punti nelle ultime quattro gare interne per i biancazzurri, attesi ora da un tour de force decisivo in chiave playoff, che li vedrà contrapposti nell'ordine a San Giustese, Matelica e Recanatese.